Camilla stupisce in una nuova foto rilasciata per celebrare il suo 75esimo compleanno. La duchessa di Cornovaglia sorride nell'immagine rilasciata domenica per il suo compleanno. Nello scatto, la futura regina consorte è seduta a un tavolo da giardino con fiori e piante sullo sfondo e una tazza da tè con piattino davanti a lei e una ciotola di pesche. La foto è stata scattata il mese scorso nei giardini di Raymill, il suo ritiro a Lacock, nel Wiltshire, dove venivano coltivate le pesche fotografate. Nella foto la moglie del principe Carlo indossa un abito floreale blu di Sophie Dundas. Ha acquistato la proprietà con 6 camere da letto, a 17 miglia dalla casa del principe di Galles di Highgrove nel Gloucestershire, dopo il suo divorzio da Andrew Parker Bowles a metà degli anni 90. Clarence House ha detto che il 75esimo compleanno di Camilla sarà celebrato domenica con una piccola cena in famiglia. È probabile che l'erede al trono ospiterà l'incontro serale nella sua residenza di Highgrove. Arriva dopo che l'ospite di Camilla ha curato l'ultima edizione di Country Life e ha anche partecipato a un documentario di ITV per celebrare il suo compleanno. La duchessa di Cambridge ha fotografato la moglie di Charles per la copertina della rivista. E il figlio di Camilla, lo scrittore di cibo Tom Parker Bowles, ha scritto un inno alla pesca, l'ingrediente essenziale di uno dei dolci preferiti di sua madre, la pesca melba. Il signor Parker Bowles ha scritto: «Mia madre è un'appassionata coltivatrice di pesche bianche, l'argomento della rubrica di questo mese è stata una sua idea, e di certo non vogliono attirare l'attenzione». Il 75esimo compleanno di Camilla arriva in un periodo di cambiamento per la monarchia. La futura regina consorte ha parlato nel documentario di ITV di nuove entusiasmanti prospettive mentre la sua posizione nella famiglia reale assume maggiore importanza. La duchessa è l'ex amante reale che ora sarà spalla a spalla come regina con Carlo quando diventerà re.